Il cinismo del Giulianova contro la forza della disperazione della San Giovannese. I toscani, chiamati a fare la gara, recitano un buon copione solo per un tempo. Poi entra in scena il Giulianova, bravo nel raccogliere vittoria, 3 punti e matematica qualificazione ai play-off nel contesto di una gara tutt'altro che esaltante. Il calcio è anche questo e se i toscani alla fine recriminano per una sconfitta immeritata, il Giulianova dimostra nervi saldi e maturità da grande squadra, già pronta fisicamente ed atleticamente per gli spareggi di giugno. Ma doveva essere anche la partita di Davide Buono. Tante volte il calcio ci ha raccontato non solo storie di grandi campioni e successi importanti, ma anche molti episodi tristi. Questa è una storia che poteva avere risvolti drammatici e che invece si è risolta nel migliore dei modi, come nel caso del portiere del Giulianova. Dopo un delicato intervento e mesi di ospedale, il giovane calciatore è sulla via del rientro in campo. L'amore della sua famiglia, dei compagni e soprattutto il suo per il calcio lo hanno aiutato a superare un momento terribile della sua giovane vita. La società giugliese ripete l'encomiabile iniziativa di donare il biglietto omaggio a favore degli aquilani residenti nelle strutture ricettive della costa. Bitetto conferma il tradizionale 4-4-3 con Garaffoni e Vinetò al centro della difesa, Ogliari e Sosi terzini, Pucello e Daniello in mediana ed il tridente Lisi, D'Antoni e in prota. In cabina di regia il tecnico pugliese opta per Del Grande portando Croce in panchina. Sul versante opposto la San Giovannese di Fraschetti si presenta senza Bertolucci, appiedato in settimana dal giudice sportivo, e ben 3 difensori, Vannini, Bruni e Ferracuti. Defezioni che lasciano presagire una gara di contenimento degli aretini, accade invece il contrario. Almeno fino alla mezz'ora era San Giovannese a fare la partita. Giulianova troppo contratto, chiuso a centrocampo dalla ragnatela dei biancazzurri toscani, capace di un pressing asfissiante. Gli aretini, ad onor del vero, producono una buona quantità di gioco, ma ciò non porta dote per l'economia del risultato. Ci prova Evangelisti al 13° con tiro al lato. 3 minuti dopo, su calcio piazzato dalla sinistra di Cotellessa, la pericolosa sfera attraversa l'intera area di rigore, ma nessuno interviene. Sempre la San Giovannese al 25° si propone con il solito Evangelisti, che dall'out sinistro lancia Dierna sul versante opposto, debole la sua conclusione a rete di testa e nessun problema per Mancini. Ancora San Giovannese nell'ultimo quarto d'ora, al 34° tiro radente di esterno destro di Campanacci, Mancini para in 2 tempi. Il Giulianova si scuote e tira per la prima volta in porta al 36° con Del Grande, il cui tiro su punizione crea qualche grattacapo a Dei. Nella ripresa la gara muta decisamente a favore dei giugliesi, più intraprendenti in avanti e sempre molto attenti in difesa. Il Giulianova spinge la ricerca del gol dal fischio d'inizio, rendendosi pericoloso in alcune conclusioni. Al 19° Bitetto decide di far entrare in campo Croce e sarà proprio il regista giallorosso al 26° a procurarsi la massima punizione. Sulla sua conclusione dalla sinistra la sfera viene toccata con la mano da Righini, per l'arbitro è rigore che Ogliari trasforma con la solita freddezza. La squadra toscana reagisce nel modo più errato, facendo venir meno pazienza e nervi saldi. Ne paga le conseguenze il terzino di Bari, che sgambetta Sosi guadagnandosi il secondo cartellino giallo e la doccia prima del triplice fischio. A questo punto il Giulianova ha la gara in pugno e dal 38° potrebbe anche raddoppiare. Dalla sinistra in proda elude la sorveglianza di Affaticato, mette al centro dove Dei smanaccia e Daniello, raccogliendo la sfera, spara a botta sicura. Dei riesce a respingere distinto. Non accade più nulla, Giulianova matematicamente sicuro nei play-off e domenica prossima atteso allo stadio dei Pini di Viareggio. Domenica i giugliesi si giocheranno il secondo posto.